fine settembre in una tranquilla mattinata di vendemmie dopo un'estate straordinariamente piovosa e difficile per l'agricoltura. Siamo venuti a Refrontolo, nelle colline trevigiane, cuore dell'area DOC e DOCG, denominazione di origine controllata e garantita, del vino Prosecco per trovare alcuni amici residenti in questa zona. Fu un'estate lo scorso 2 agosto 2014 dalla violenta esondazione del torrente Lierza che ha provocato ben 4 vittime. Questi amici vogliono raccontare le difficoltà di chi intende vivere in questi luoghi con le proprie famiglie, la vita più sana possibile, di chi vuole produrre uva, vini e ogni altro alimento biologico in una realtà nella quale soprattutto i titolari delle più grosse imprese agricole scelgono prevalentemente la monocultura. Spargono dovunque troppa chimica cancerogena e mutagena, riducendo la biodiversità, usano con troppa leggerezza potenti macchinari che stravolgono la stabilità e le potenzialità nutritive dei terreni collinari. Sconvolgono le colline e rendono inquinate e violentemente distruttive tutte le acque di superficie e delle falde a valle di queste zone. Sentiamo i loro racconti e le loro concrete positive esperienze volte a conciliare quantità e qualità delle produzioni agricole con la salute e la sicurezza di chi vive, di chi lavora in questi luoghi e di chi consuma i prodotti di queste terre. Noi abbiamo 7 ettari, quindi è un piccolo appezzamento. Soltanto 1,5 ettari è vigneto, il resto è tutto boschi che circondano il vigneto. Abbiamo mantenuto la conformazione della collina intatta, vedrete i gelsi che intervallano le viti. Quindi è tutto, diciamo, sì, naturale e autonomo. È un piccolo mondo che si sostenta. Non bruciamo niente, compostiamo tutte le potature, le trituriamo dove possibile, se no semplicemente le accatastiamo in zone dove poi insomma crescono animali, insetti, si riproducono uccelli, eccetera. Sono le crode, tutta la conformazione del terreno è talmente ricca di elementi anche organolettici che conferiscono all'uva delle qualità particolari. Queste sono le acace. Quelle dritte, le più dritte, le tagliamo a un'altezza 3 metri, 3 metri e mezzo e si fanno i pali che sorreggono le piante. Il salice è questa pianta e si scelgono i rami più sottili per le legature più di fino e quelli più grossi per legare la vite, il tronco della vite al palo. Guarda questo qua, guarda che roba. Ecco, questo è il biologico. Io mi permetto di mangiarlo perché avendo solo solfato di rame e non avendo né interferenti endocrini né fungicidi è possibile, diciamo, mangiarlo senza essere avvelenati. Io penso che il concetto del limite sia fondamentale, cioè che l'uomo debba trovare un limite alle sue pretese di sfruttamento e accettare, accogliere quello che la terra può dare con i suoi limiti naturali, senza forzare, senza voler essere l'unica creatura viva o l'unica creatura a gestire, ma lasciando spazio a insetti, addirittura anche a funghi, a muffe, perché tutto ha un suo equilibrio, no? E nella natura non c'è un unico essere che predomina sugli altri. Vorrei far notare 2 o 3 discorsi tecnici molto importanti che differenziano la cultura diciamo chimica con protesi chimiche e quella tradizionale. Innanzitutto le viti durano molto di più, vivono molto di più quando sono lavorate col processo biologico. C'è l'inerbimento alla base del vitigno, non solo, ma la radicazione, siccome le viti praticamente lavorano su un terreno tenero e pieno d'humus, penetrano in profondità e trattengono il terreno che impedisce il dilavamento. Quindi ecco uno dei problemi che ci sono avuti anche nel caso del disastro del Molinetto, è che i vigneti diserbati e costruiti a ritocchino, cioè dall'alto in basso per poter essere lavorati con il trattore, impediscono, aiutano e favoriscono il dilavamento dell'acqua. Sì, purtroppo con l'arrivo, diciamo, dell'industrializzazione
è scomparsa questa tecnica, questa tradizione. Io mi ricordo che da bambino mi mettevo qua seduto e trovavo le cavallette, trovavo gli animali, vedevo le farfalle, vedevo gli uccelli. Adesso tutte queste cose, tutti questi animali non si vedono più, i pipistrelli non ci sono più, non ci sono neanche più rondini, non ci sono più neanche insettivori come la cinciarella, la cincia allegra. Passeri sì, perché si diffondono nei pollai, loro mangiano come le galline, ma insettivori non ne vedo più. Renzi, con il Salva Italia, ha rimesso l'autorizzazione a bruciare le potature. Ma come? Dopo una lotta spaventosa tanto che abbiamo fatto qui nella zona, nel Veneto, eccetera, contro la bruciatura all'aperto delle potature, adesso con il decreto Salva Italia ha rimesso, con la solita postilla, di poter bruciare all'aperto le potature e gli scarti di agricoltura, purché non si rischi di bruciare i boschi. Avremo ancora la polveri, un aerosol di cancerogeni vari. Cancerogeni, non solo, ma incentiviamo effetto serra. Effetto serra, sapendo già che la pianura padana è una delle 5 aree più del mondo. È una piccola cosa questo stagno. Esatto, è una piccola cosa, potrebbe agli occhi di molti sembrare una cosa insignificante. In realtà è un paradiso per tutti gli insetti, è una nicchia di biodiversità. Io non sono una biologa, però so che lì c'è la vita. Vengono chiusi, al loro posto ci sono drenaggi molto imponenti fatti sottoterra, tombini di cemento, perché così i filari delle viti possono progredire dritti e paralleli uno con l'altro. Con Contanzotto ha detto dai campi di sterminio, per collegarmi a quanto ha detto Francesca, siamo passati allo sterminio dei campi. Ecco, questa è la monocultura. Ecco perché diventa una devastante grande opera, perché centinaia di migliaia di tonnellate di pesticidi sono sparsi in modo sistematico in tutto il territorio nazionale, uccidendo, inquinando e provocando malattie e alla fine sterilità. Infatti io la chiamo la sterilizzazione del territorio, ma sterilizza anche la vita, e sterilizzare vuol dire uccidere. Vediamo le scuole elementari di Bigolino con adiacente un vigneto, come prescrive il codice civile, a 50 cm dal confine, un metro, insomma, basterebbero 50. Allora noi ci facciamo questa domanda: fa bene o fa male questo tipo di coltivazione vicino ai bambini? Noi invitiamo ad andare su internet e scrivere letteralmente pubmed.gov, è una libreria per medici. Viene fuori una pagina e si scrive, quando ci chiede di ricercare il tema, pesticidi e bambini, quindi children e pesticide. Vengono fuori circa 5.400 studi sul rapporto tra pesticidi e bambini. Allora, i nostri amici medici, oncologi o pediatri ci insegnano che il bambino non ha un metabolismo, un corpo sviluppato come l'adulto, non ha sistemi di difesa. Inoltre lo capisce chiunque, anche senza essere un medico, che chi tratta questo vigneto viene con la tuta bianca usa e getta, viene con la maschera con dei filtri per proteggersi le vie aeree e viene con i guanti. I bambini con cosa vengono a scuola? Col grembiule. È chiaro che se ci fosse un'azienda come quella che abbiamo visitato prima, con delle regole, con dei principi diversi, non è il vigneto che fa paura, è ciò che si usa sul vigneto. È la piazza di Refronto. Piazza di Refronto. La scuola proprio e i vigneti attaccati. Purtroppo questi diritti alla salute non sono nella piena consapevolezza delle persone. Le mamme dovrebbero essere le mamme che portano i bambini all'asilo, che insorgono su questo problema. Purtroppo non siamo, stante le decine di assemblee che abbiamo fatto locali, non siamo riusciti a coinvolgere abbastanza né le mamme né le insegnanti.
Allora, questo è l'impianto che ho dovuto montare a casa mia, diciamo, per tutelare anche la mia salute e quella dei miei familiari. Si tratta di un impianto di filtraggio, sono 3 filtri in serie, 2 di cartone, 1 al carbonio, e un impianto di ventilazione con dei tubi e 12 bocche d'ingresso in casa, in modo che in casa arrivi aria purificata, è come quella che si usa nelle sale operatorie, negli ospedali, e la casa è in sovrappressione. Quindi se io apro le porte si chiudono automaticamente, perché la pressione interna a casa mia è superiore di poco alla pressione esterna, in modo che non entrino le puzze e gli odori. Perché purtroppo io sono circondato da vigneti, quando gli amici vengono a trattare usano chiaramente per loro le protezioni eccetera, stanno qua mezz'oretta e poi vanno via. Io ci vivo qua e so che da aprile a settembre per mia figlia è vietato giocare nel cortile. Ci sono delle famiglie a Refrontolo, per esempio, che portano via i bambini per 3 mesi, perché circondati da questi trattamenti che quotidianamente avvengono o in questo vigneto o in quel vigneto, hanno paura per la salute dei bambini. C'è gente che si trasferisce in montagna per mesi e che prende in affitto delle case per non stare in mezzo al vigneto. E senza parlare del deprezzamento immobiliare, anche di bellissime case in mezzo ai vigneti che non si riesce a vendere, ma che hanno un deprezzamento del 30-40% sui prezzi normali di mercato. L'aver trasformato questi luoghi, questi terreni, in un laboratorio, in un uvificio, dove l'importante è produrre in quantità sempre maggiore, in quantità industriale, ecco, danneggia in modo irreversibile l'ambiente. E poi che sia uva, che siano papavere, che sia mais, è il principio, è l'ingordigia che uccide. Uno può coltivare qualsiasi cosa, ma se vuole produrre oltre ogni limite e oltre ogni regola, non rispetta, ecco, quelli che sono gli equilibri della natura. Come diceva Kissinger, chi controlla il cibo controlla il mondo. Se noi abbiamo cibo avvelenato, moriremo avvelenati, perché dobbiamo per forza mangiare, bere e respirare. Sessant'anni fa noi venivamo proprio qui al Molinetto della Croda, in questa azienda vitivinicola, a comprare l'uva bianca, perché non avevamo l'uva bianca. In quel periodo la strada del Molinetto era una strada che praticamente costeggiava il costone di roccia, e non esisteva tutto questo spiazzo che è stato conquistato un po' alla volta, diciamo, per interessi turistici. Questo è uno spazio che è stato preso al letto del torrente, perché naturalmente quella cascata che scende, quando c'è una violenza dell'acqua, arriva per inerzia in questa posizione qui. Questo lo ha evidenziato anche un rapporto di un geologo che anni fa aveva evidenziato la pericolosità di questi spazi. Località Molinetto della Croda è sulla strada che porta a Rolle. Subito dopo il Molinetto c'era questa entrata che porta a diverse proprietà con vigneti, dove per esempio la ditta Campea ha comperato diversi ettari di terreno e ha devastato letteralmente decine di ettari di bosco per poter fare nuovi vigneti. È una cosa impressionante. Mio nonno, per fare sempre l'esempio anche delle nostre tradizioni, 1920 ha piantato un vigneto, ma non ha modificato la collina perché non aveva gli strumenti, aveva la zappa, il rastrello, cosa volete che avesse, una pala. E quindi li ha modellati effettivamente secondo quello che la natura ha creato in centinaia o migliaia di anni. Invece noi adesso abbiamo delle ruspe mostruose che tirano giù una casa in poche ore e quindi possono modellare il terreno a nostro piacimento, ma senza un principio logico. Quindi senza rispettare l'equilibrio idrogeologico, lo scarico delle acque, quello che la natura ha fatto da sola in migliaia di anni. Ebbene, la regione Veneto ha finanziato negli ultimi 4 anni con 35 milioni di euro ripiantumazioni e rifacimenti di vigneti. Questo è l'esempio, uno degli esempi che vengono rifinanziati dalla Regione Veneto. Siccome la terra sarebbe troppo compatta e non lascerebbe percolare l'acqua, allora per fare drenaggio utilizzano davanti
per mostrare tutti i sassi che prelevano dal Piave o dai torrenti, ma dentro, quando, per fare drenaggio, utilizzano i rifiuti inerti, ecco, e quello è un esempio di rifiuti. Dentro ci sono mattoni, ci sono pezzi di rubinetteria, tutti i resti che, diciamo, si producono dalla demolizione di una casa. Ma quello che è più grave è questo nuovo modo di fare i vigneti, con tutti quei grossi tubi di plastica infilati, vedete, sembra una discarica, ma quello che è peggio ancora è che l'humus, che è tanto decantato per produrre il vino DOC, che vuol dire denominazione di origine controllata e garantita, viene prodotto su questo terreno che è completamente rivoluzionato e che perde completamente le qualità nutrizionali, fisico-chimiche. Questo vino sarà tutto esportato. Noi non vogliamo morire nell'interesse di alcune persone, perché tutto il percolamento che qui verrà fuori con i pesticidi andrà nelle falde, qui vediamo i fossi di scolo, e andrà nel soligo. Il soligo contiene le trote e l'acqua andrà poi nel mare, e poi moriranno anche i pesci del mare. È inaccettabile che i cittadini paghino delle tasse per incentivare la devastazione del territorio e vendere un vino DOC G quando non è assolutamente garantito da niente. Basta fare una panoramica di questo vigneto.